Sapreste fare questo? Che dimensioni ha K? Quel K che è lì, che dimensioni ha? Qualcuno? Quando qualcuno vi chiede dimensioni, cosa vuol dire? Quel K è grande così, ecco le dimensioni. Dai, cosa vuol dire? Che dimensioni ha K? Siedo, attendo la risposta. Questi che hanno famiglie, coraggio, qualcuno, che dimensione è K? È una lunghezza, perché coseno è una funzione trigonometrica, trascendente, no? Cioè è una funzione che non ha dimensioni, non ha dimensioni. L'argomento del coseno non ha dimensioni. Quindi se x è una lunghezza, k deve avere le dimensioni di una lunghezza meno 1. Sapreste disegnare questi due campi vettoriali? Qual è la direzione di questi vettori qua? È il versore che ve lo dice. Questi puntano nella direzione x. Questo vettore, in ogni punto dello spazio, cioè deve essere chiaro che a priori in un campo vettoriale dipende da x, y, z. Potrebbe anche dipendere dal tempo, come dipenderà dal tempo nei campi più interessanti che faremo pochissimo. Qua che dipendenza c'è? C'è solo dalla x, non dipende dal tempo, quindi è un campo vettoriale costante il tempo, e dipende solo da x. Vedete, è l'unica... le formule vi stanno parlando, quindi dovete sapere interpretare. Sapreste disegnare questi campi? Sapreste calcolare la divergenza d'autore? Disegniamo questo campo qua. Se non lo sapete fare, vuol dire che lo state studiando. Asse x, asse y. Quindi in ogni punto dello spazio c'è una freccia. Questa è la ricetta. Che aspetto ha questo campo qui? Tanto abbiamo detto che k ha le dimensioni di una lunghezza da meno 1. Quando x vale 0, cioè tutti i punti della lavagna che condividono lo stesso x avranno la stessa freccia, okay? Quando x vale 0, chi sono i punti con x uguale a 0? Sono questi qua, no? Tutti questi sulla... questa è la retta x uguale a 0. Tutti questi hanno freccia 0, quindi una freccia nulla, quindi possiamo disegnare un certo numero di frecce nulle, tanto Poi c'è un altro x. C'è un altro x. Perché x uguale a 0, la freccia a 0? Perché quando l'argomento... anzi, sto dicendo uno sbaglio, no? Cioè è evidente che per un attimo sto facendo confusione col seno. La funzione coseno non è 0 a x uguale a 0. Attenzione, stavo sbagliando, stavo pensando alla funzione seno. Quindi se vi chiedo di fare il grafico di a seno di kx, questo sarebbe vero. Invece, per x uguale a 0 abbiamo che coseno... l'argomento del coseno vale 1 e qui vale 0, quindi coseno di 0 vale 1, quindi se A è una costante, supponiamo che A sia maggiore di 0, A avrà opportune dimensioni a seconda delle dimensioni fisiche del campo V, quindi se A è una forza sarà un campo di forza, se A è una velocità sarà un campo di velocità. Quindi le dimensioni non vengono dal coseno, chiaramente l'argomento del coseno è dimensionale, il coseno stesso è dimensionale, le eventuali dimensioni fisiche di questo campo viene dalle dimensioni di A. Quindi quando x uguale a 0 abbiamo l'argomento di 0, coseno di 0 vale 1, quindi se A è un numero positivo, per x uguale a 0 disegneremo delle frecce. In che direzione le disegniamo queste frecce? Nella direzione u di x, quindi disegno delle frecce per esempio così, ok? Tutti con lo stesso modulo, perché come vedete condividendo l'x devono essere identiche le frecce. Allora c'è un x, c'è un altro valore di x, in realtà ce ne sono un'infinità di valori di x, dove avrei esattamente le stesse frecce, dove si trovano? Ovviamente la funzione coseno è una funzione periodica, no? Giusto? Questo vuol dire che quando kx è uguale a 2π greco avrò esattamente la stessa freccia. Quindi altri valori possono essere, per esempio,
po' lungo, perché il guaio di queste frecce che vanno di qua e quindi si invadono, il disegno si complica un attimino. Quella funziona molto più semplice. Anzi, quasi quasi inizio con quella, perché poi capirete come, perché questa sta risultando un po' brutto da disegnare. Questo è più facile da disegnare, ma disegnerò questo, preferisco iniziare con questo qua. Quindi quando x uguale a 0 abbiamo le frecce che vanno nella direzione y, quindi in questo punto qui, facciamo questo punto qua avrò una freccia in questa direzione, in un altro punto qualsiasi avrò, sempre con x uguale a 0, avrò una freccia pure così, in un punto che è qua giù avrò una freccia identica. A un punto, questo punto qui, che è sufficientemente lontano, c'è una distanza, c'è un valore di x per la quale io avrò esattamente la stessa freccia, perché se questa distanza qui, la chiamo, che so, x asterisco, è tale che k x asterisco è uguale a 2π, ecco, vedete che il coseno è periodico, quindi avrò esattamente la stessa freccia. Analogamente, di qua, a una distanza, uso il quaderno, come quanti quaderni sono questi? Circa due quaderni di qua, uno, circa due qua. Avrò in questo punto qui, che ha, avrò una freccia identica, per lo stesso motivo. Perché le frecce sono identiche? Perché la distanza tra questi punti è proprio la distanza tale che quando moltiplico per questo k, che deve esserci, perché deve esserci una k? Perché non posso scrivere coseno di x? Perché se questa x è una lunghezza, questa è una bestialità. Quindi nella misura in cui io ho il coseno e appare una lunghezza qua, sono obbligato a scrivere qualcosa qui che abbia la dimensione di una lunghezza meno 1. Quindi questa k è il parametro che appare qui, quindi questa distanza qui è la distanza tale che moltiplicato per questo k mi dia pi greco, quindi ho le stesse frecce. Siamo d'accordo? Invece se mi metto una distanza di k asterisco mezzi, che valore avrò? Voi dovete immaginare, forse è la cosa più semplice disegnare la funzione. Tanto qua che freccia ho? La stessa freccia. Qua ho la stessa freccia. Qua ho la stessa freccia. Cosa avrò qua? Essenzialmente lo faccio molto più corto di questo discorso, sto facendo la funzione del coseno di teta, in funzione di teta, che aspetto ha? Ok? Quindi dovete immaginare che se questa distanza qua, se la faccio come kx, questo diventa x, allora vedete che per questa distanza ho esattamente lo stesso valore, per una distanza mezza, cioè per metà di x asterisco, se questa distanza qua è x asterisco, questa x asterisco mezzi è un valore esattamente a metà, quindi in questo punto qui, che circa a metà strada, ho la freccia che è così. Il disegno e controllate che non lo stia sbagliando, quindi questo lo metto qui, questo punto. Potevo disegnare un po' meglio, tutte queste frecce per il momento hanno lo stesso modulo, controlliamo rapidamente che il disegno è fatto decentemente, questo è un po' troppo grande.
fosse chiaro il messaggio, spero che lo sia. Forse si riesce a visualizzare meglio quello che sto facendo se uso questo disegno qua. Ci saranno dei punti? Se questo è x asterisco, cos'è x asterisco? È la distanza che mi serve per avere che k per questa distanza deve essere 2 pi greco. Quindi questo è x asterisco quarti, x asterisco mezzi, 3 quarti, x asterisco. Quindi adesso disegno i punti che sono a x asterisco quarti e 3 quarti, che valgono 0. Quindi ho il vettore nullo dove? Ho il vettore nullo qui, 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 qui. Qua sono i punti dove il vettore è 0, il vettore nullo. Ok? E poi con il gesso verde, se lo trovo, essenzialmente collegherò i punti con un andamento cosenoidale, tipo coseno, così riuscite, questo è qui, non è granché come disegno, ma voi che avete i foglietti qua, che freccia ho? Questa freccia. In questo punto che freccia ho? Questa freccia. Quindi la linea verde sta toccando le punte delle frecce. In questo punto che freccia ho? Questa. Questa cosa? C'è qualcuno che non capisce? Come dicono i cinesi, una parola veramente vale mille parole. Un disegno vale veramente mille parole. Cioè, forse mi sono espresso male nel parlare, ma il disegno credo che parli da solo. Questo è un tentativo di disegnare alcune frecce. In quali punti? In questi punti qua, di questo campo vettoriale. Vedete che dipende solo da x. Tutti i punti che condividono lo stesso x avranno la stessa freccia. Questi punti condividono la freccia nulla. Questo punto qui avrà una certa freccia, quale? Beh, lo disegno fino a toccare la curva verde, che è essenzialmente la funzione coseno k di x. Questo punto, questi tre punti condividono lo stesso x, hanno la stessa freccia. Ok. Vedete che la direzione del campo vettoriale è dato dal versore, dovete guardare qui per sapere qual è la direzione. Capite qual è la difficoltà di disegnare questo? Non c'è nessuna difficoltà, ma artisticamente è molto più impegnativo, solo perché le frecce si sovrappongono un po'. Quindi dovete immaginare tutte queste frecce che sono girate nella direzione x. D'accordo? X asterisco, questa distanza che valeva due quaderni, questo punto qui, tutti questi punti qua che condividono questo valore di x, hanno esattamente lo stesso valore di freccia, perché x asterisco è la distanza tale che kx asterisco vale 2 pi greco, ok? E 2 pi greco. Anzi, comincio già a per il momento questo è un andamento così, vagamente a forma coseno, tutte le frecce sono rivolte nella direzione y qua. Qua nella direzione x, siamo d'accordo. Quindi la connessione tra i due disegni è solo far ruotare le frecce. Prossimamente, probabilmente potrei già fare qualcosa martedì della prossima settimana, introdurrò il concetto di onda. E vedete che qua abbiamo già, non è ancora un'onda questa,
semplicemente una funzione che ha un andamento nello spazio di tipo coseno, coseno kx. In quel contesto, quando parleremo di onde, questa forma si muoverà. Si muoverà, quindi avremo una dipendenza dal tempo. Qua non c'è una dipendenza dal tempo, è una specie di forma cosenoidale fissa nello spazio, non si sta muovendo, non è ancora un'onda. Quando parleremo di onda, questa x asterisco, questo speciale, qual è il significato di x asterisco? È una distanza dove le frecce sono identiche. Tutti che distano tra di loro x asterisco avranno la stessa freccia. Questo punto qua ha una certa freccia. Beh, se prendete un punto che è a x, ho scelto anche un simbolo difficile da pronunciare. Se prendo questo, parto da questo punto, se prendo un altro punto x che dista da questo x asterisco, troverò la stessa freccia. Eccola qua. Ok, questi due punti, beh quasi, questo l'avevo disegnato un po' liberamente, se prendo un punto che dista x asterisco da questo in quella direzione, sarà questo, avrà esattamente la stessa freccia. Quindi presi due x che distano x asterisco, hanno la stessa freccia. Nel contesto delle onde, questa distanza speciale, tale che k distanza speciale uguale a 2π, viene indicato col simbolo lambda, che si chiama lunghezza d'onda. Però questo non è ancora un'onda, per quello ve lo sto solo anticipando, eh? Non è ancora un'onda. Cos'è un'onda? Un'onda avrà una differenza del tempo. Quindi è un modo per anticipare, forse per farvi pensare a cose un po' più familiari. Cos'è una lunghezza d'onda? È la distanza in x di cui dovete spostarvi per trovare una freccia identica. D'accordo? Va bene? Quindi questo disegno ve lo risparmio, lascio voi farlo, è identico, solo con le frecce sono rivolte nella direzione X. Qual è la divergenza di questo? Qual è il rotore di questo? Quindi queste frecce sono rivolte così, ok? Per esempio un punto esattamente a metà strada, questo punto qui, ha una freccia che è rivolta in questa direzione. Vedete che il disegno comincia a essere brutto da vedersi. Qual è la divergenza di questo campo? Qual è la divergenza di questo? Qual è il rotore? Qual è il rotore? Divergenza. Cos'è la divergenza? Sapete che la divergenza è una misura, è un'operazione matematica che permette di capire come qual è il flusso di questo campo vettoriale attraverso una piccola scatoletta, un piccolo volumetto. Come sono le frecce? Escono fuori come un porcospino, entrano dentro come un animale colpito da frecce, oppure le frecce che entrano escono, quindi non c'è in realtà un netto di frecce che escono e entrano, divergenza zero. Ma cos'è? In coordinate cartesiane voi sapete che la divergenza è la derivata parziale rispetto a x della componente x più la derivata parziale rispetto a y della componente y più la derivata rispetto a z della componente z. Guardate queste due funzioni e vedete chi è la componente y e z di questa. Non ce l'ha, ha solo una componente x. Ok? Quindi la divergenza in questi due esercizi, nessuno delle due ha componenti z. Questa ha una componente solo x, non ce l'ha componente y. Questa ha una componente y, non ha una componente x, e nessuno delle due ha una componente z. Quindi la divergenza di questa qua, quindi chiamiamo questo la 1, questo la 2. Qua ho cosa? Qual è la divergenza? Qual è la derivata parziale di questo rispetto a x? Il coseno, derivata del coseno, dovete usare il teorema della derivazione della funzione composta. Quindi la derivata del coseno rispetto all'angolo è uguale a meno seno. Quindi questo sarà meno a k seno di kx. Questa è la divergenza del primo. Perché abbiamo che la derivata di vx rispetto a x è uguale a questa cosa qua. Invece questo non c'è, questo non c'è.
Però la divergenza. La divergenza vale, vedete che la divergenza è una funzione di x, cambia da x a x. Cercate di capire cosa sta succedendo. Qual è il rotore? Cos'è il rotore? È questo oggetto qui, no? Questo è il rotore. Chiaramente in questa funzione qua, questo campo vettoriale qua, che non ha componente x e che non ha componente y e z, qua ho 0 e qua ho 0. E qui ho quella funzione lì. Quindi, qual è la componente? Proviamo a immaginare, se io faccio la componente x, qual è la componente x, del rotore? Ovviamente 0. Qual è la componente y? Perché è 0? Perché questa cosa qua, che è quella funzione lì, fermati, questa roba qua non dipende da z, quindi è 0 anche questo. E la componente z? Ovviamente è 0 pure questo, perché questo non dipende da y. Quindi questo è il vettore identicamente nullo, il rotore è il vettore nullo. Questo, fatelo prima che lo faccia io, coraggio. Divergenza e rotore. Veloce, prima che lo faccia io. Questo ha solo la componente, vedete che io ho la componente y qua, quindi io devo guardare, non ha la componente x, quindi io non ho, quando faccio questo, scrivo per esteso là così, evito di correre, cose che vorrei tanto fare, però non posso. Questa non ha una componente x, questa che vedete qua è la componente y. Quindi questo non c'è, c'è solo questo. Però la componente y dipende da y? No. E quindi in questo caso questo vale 0. Perché? Perché questo è uguale. Quindi queste frecce non divergono! Non c'è divergenza. Queste qua sì invece. Bisogna forse disegnarne alcune per cominciare a... solo che è un disegno molto brutto da farsi. Provo a farlo con frecce un po' più piccole, perché così grandi forse... Vabbè, potete immaginare che questo punto qui lo faccio con frecce più piccole, non c'è alternativa, se no non capite. Io stesso non capisco se le frecce si toccano e poi è difficile disegnare. Proviamo. Quindi disegno delle frecce un po' più piccole. Immaginate che questo sia x asterisco, quindi questa è la lunghezza d'onda, per intenderci. Qua ho frecce identiche. Frecce identiche. A metà strada, qua ho delle, delle frecce invertite. Stesso modo, silenzio per cortesia. Questo è, spero, uno degli ultimi shh che faccio. Oh, ho appena fatto un secondo shh, terzo shh. Qua cos'ho? Vettori nulli. Qua cosa avrei? Ho una freccia che... Guardate, questo corrisponde a questo. Questo punto qua avrò una freccia che è
Mannaggia, meglio, di nuovo ho disegnato un po' troppo vicine, troppe frecce. Questa freccia qua è un po' più corta. Questa è un po' più corta. Questa è un po' più corta. Questa è zero. Questa qui è di qua, ma è più corta di questa. Riuscite a capirlo? Cercate di farlo voi sul vostro quaderno. Farlo alla lavagna è estremamente difficile questo cambio. Vedete, questo è il valore pieno, va a destra. Qui va a destra, ma ha un valore che è più piccolo, perché è un coseno che da 1 sta scendendo. Qua è 0 il coseno. Qua ho un valore negativo, ma non è il valore meno 1. Il meno 1 lo trovate qua, lo vedete? Provate a farlo voi il disegno. Ma vedete qua che le frecce... E qui cosa succede? Qua avete nulla, qua sta... Cosa succede qua? Un punto che è qua, come lo disegnereste? Questo punto qui. È una freccia che è così. Qua è una freccia che è così. Qua è una freccia che è così. Perché il coseno è negativo. Qua è zero. Qua è il coseno è positivo, la freccia è curva. Vedi, perché è più facile disegnarlo in questa zona qua? Perché le frecce vanno in direzione opposta, no? Perché è brutto qua? Perché le frecce stanno convergendo. Qua c'è una divergenza, se potrei dire, negativa, convergo. Qua c'è una divergenza positiva, escono. Quindi qua il disegno è più facile da fare. Qua è brutto perché si sovrappongono. Capite che questa qui, invece, la divergenza è nulla. Qua la divergenza non è affatto nulla. E avete zone dove la divergenza... Vedete che avete un seno? Un seno è una funzione che oscilla tra 1 e meno 1, quindi ci sono valori di x dove il seno è positivo e zone di x dove il seno è negativo. Ovviamente c'è il segno meno qua, quindi quando il seno è positivo, per quelli x in realtà la divergenza è negativa, perché c'è questo segno meno. Quando la x è tale che il seno è negativo, in realtà la divergenza è positiva perché avete questo segno che cambia di segno. Ma quello che sto dicendo è che ci sono alcuni valori di x dove la divergenza è positiva e dove saranno. Questa è la zona dove la divergenza è positiva, perché le frecce stanno uscendo. Questa è la zona dove la divergenza è negativa, perché le frecce stanno entrando. Cioè questo è come un porcospino e questo è come un cadavere riempito di frecce. Qua le frecce, quindi qua avete, questo è il cowboy con le frecce conficcate nel corpo. Questo invece avete le frecce che stanno uscendo, come dal porcospino. Non so se riuscite a capire. Quindi, cadavere, porcospino, cambia. Quante frecce ha il cadavere dipende da x. Quante, come si chiamano gli acudei, si chiamano così, dipende da x. Qua invece non avete mai frecce che entrano in un volume, perché qualsiasi volume che voi disegnate, per le frecce che entrano da un lato sbucano dall'altro. Non c'è una tendenza ad accumulare punte di frecce o frecce a uscire, perché tutte le frecce che entrano escono anche. Qua invece vedete che se io disegno un volume ho frecce in netto che entrano, qua se disegno un volume ho frecce che escono. Quindi qua una divergenza positiva, qua una divergenza negativa. Qua la divergenza è nulla, infatti me lo dice il calcolo esplicito della divergenza. Fatti il rotore. Dai, fatto prima che io arrivi là, vado molto lentamente. Prima che io cominci a scrivere, fatelo voi, impostatelo, cos'è? Il determinante formale, dai. Scrivetelo prima che riesca io a farlo. Qua. Qua scriverete le componenti x, y, z di questa funzione qua. Ha una componente x? No. Zero. Ha una componente no? Zero? No. Per z no. Ha solo la componente y. Quindi vi chiedete, questa roba ha una componente x, come si fa? Questo dipende da z?
Datemi questa di y. Questo dipende da z? No, quindi questo vale per l'esplorero. Y ha una componente y, cioè il rotore ha una componente in quella direzione? No! Ha una componente in quella direzione, nella direzione x, y? Direi di no, no? Quindi guardate il disegno prima di leggere quanto vale, chiedetevi, questo ha un rotore nella direzione perpendicolare alla lavagna? Cos'è il rotore? In ultima analisi è una misura della cos'è una circuitazione e un integrale curvilineo lungo una curva chiusa, no? Quindi cos'è il rotore? Nella direzione perpendicolare alla lavagna, cosa fate? Cosa fate nella vostra testa? Cos'è il rotore in questo punto? La circondate con una curva chiusa, per esempio una curva fatta come un rettangolo. Fate il calcolo della circuitazione, vi interessa la direzione perpendicolare alla lavagna? Quindi fate la circuitazione in questo verso. Calcolatelo. Calcolate la circuitazione. Dividete per l'area e quello che avrete è la parte del rotore perpendicolare alla lavagna. Adesso di nuovo, lei che ha scosso la testa facendo così, si chieda, questo campo vettoriale ha un rotore? Guarda sta curva qua, che va da A, B, C, A, D. Anzi, chiamiamo questo B perché voglio girare in direzione Z, quindi devo girare in questo verso, C, D. Io voglio girare lungo questa freccia, lungo questa curva viola, così. Fai la circuitazione, è positivo o negativo? Cosa si fa con la circuitazione? È un integrale curvilineo, quindi voi dovete fare la circuitazione lungo la curva per viola è l'integrale da A a B più l'integrale da B a C più l'integrale da C a D più l'integrale da D ad A. Da A a B. Quanto vale l'integrale curvilineo? È un valore 0, positivo o negativo? Le frecce del campo sono quelle bianche, la curva viola, non dovete fare bianco prodotto scalare tra la freccia bianca e lo spostamento lungo la curva. Andando da A a B, voi vi spostate da A a B lungo la curva viola e fate il prodotto scalare con il campo bianco che dove lungo la curva AB le frecce bianche stanno andando in quale direzione? Stanno andando così, non vi pare? Nella stessa direzione di questo, quindi lungo la curva AB da A a B l'integrale curvilineo è positivo! Siamo d'accordo? Quindi qua avete qualcosa di positivo, questo è positivo. Poi andate da B a C, da B a C. Lo spostamento viola è nella direzione X, invece le frecce sono sempre nella direzione Y. Quindi da B a C l'integrale curvilineo è un bel ciccione zero. Ok? Questo qua non c'è. Da C a D, quindi questo non c'è. Da C a D. Adesso il vostro spostamento viola è verso l'alto, nella direzione Y, ma anche il campo è nella direzione Y, addirittura per dove ho scelto di fare la CD, in questi punti la freccia bianca è sempre verso l'alto, quindi avrò per questa curva che lungo la CD ho un integrale positivo, quindi questo è positivo, questo è positivo. Questo è positivo, questo è 0, da D ad A cos'è? È 0! Quindi l'integrale curvilineo andando da A, B, C a D lungo quella curva è un numero che non è 0, è positivo.
Quindi non vi dovreste stupire che questo campo ha un rotore. Questo è un campo che non ha un rotore, come vedremo tra un attimo, anzi l'abbiamo appena calcolato. Questo qui è irrotazionale, ha un rotore che è zero. Questo campo, che non ha divergenza, però ha un rotore, potete vederlo perché le frecce lungo questa curva viola danno un integrale curvilineo che è diverso da zero. Questa perché dà un percorso? Perché dà un integrale curvilineo zero? Perché questo ha un rotore nullo? Fate una curva, non so, dalla... Fate un discorso analogo, questo è A, questo è un punto B, questo è un punto C e questo è un punto D. Andate da A a B, B a C, C a D, D ad A, andate così e chiedetevi l'integrale curvilineo come è messo. Vedrete che qua è zero. Sempre, qualsiasi curva chiusa che voi disegnate qua, avrete sempre che l'integrale curvilineo è zero. Invece qui l'integrale curvilineo lungo la curva chiusa non è zero. Può essere negativa, positiva. Qua è sempre zero, convincetevi, il disegno è troppo difficile da farlo per farlo per voi, fatelo voi. Quindi quanto è il rotore? Proprio usando la matematica, il rotore è che io devo fare adesso la conversione e devo fare così. Guardate, devo fare la derivata rispetto a x della componente y e la componente y non dipende da x. E quanto è? Quindi è meno a k seno di kx. Okay. Quindi vedete che il rotore, pure il rotore, è solo nella direzione perpendicolare alla lavagna. Prima cosa da notare. Seconda cosa, il rotore può uscire dalla lavagna o entrare nella lavagna a seconda di x, perché per certi valori di x il seno è positivo e quindi il rotore è entrante perché c'è questo segno meno. Quindi ci sono alcuni valori di x dove il rotore, che è un vettore, entra nella lavagna. Invece ci sono valori di x per la quale il seno di kx è negativo, quindi si compensa questo negativo e quindi avete un rotore che esce dalla lavagna. A seconda del valore di x il rotore va da positivo o negativo. E ci sono anche dei punti dove il rotore è zero, ma sono punti. Il rotore è una funzione di x. Ci sono dei punti dove vale 0, ma per un punto scelto a caso non sarà 0. D'accordo? Meditate su questo semplice esercizio. Cercate di visualizzare il campo e capire cos'è una divergenza, cos'è un rotore. Questa tendenza delle frecce a circolare, quindi un rotore è una zona dove in un punto, se il rotore è diverso da zero, vuol dire che se circondate quel punto con una curva chiusa, in un piano si intende, ci sarà una tendenza del campo elettrico ad avere una circolazione, una circuitazione diversa da zero. Quindi il campo ruota. Cos'è la divergenza in un punto? Circondate il punto con una sfera. Se la divergenza è maggiore di zero, allora dovete immaginare che le frecce stanno uscendo da quella sfera. Se la divergenza è negativa, vuol dire che le frecce stanno entrando in quella sfera. Se la divergenza è nulla, vuol dire che ci sono frecce che entrano e un uguale numero che esce.